Alessandro, ma questo pelo? Sai, ho un cane. Ma è un asino. Sì, è una schifezza. Il film 10 ragazze, diretto da Tessa Bernardi, è stato presentato all'Auditorium Attilio Monti della Nazione, in occasione del Club dei 150 anni più 2, dall'intero cast della pellicola. Fra i protagonisti, i toscani Alessandro Paci, Alessio Nonfanti e Cristina De Pin, fidanzata ufficiale di Riccardo Montolivo. Quanto aiuta essere la fidanzata di un calciatore famoso per raggiungere il successo? No, beh, oddio, questo in questo caso no, in questo caso no, non mi ha aiutato di certo il fatto che sono fidanzata a un calciatore, no. Beh, serve in alcuni casi solo per un po' di visibilità in più. Come me, e allora io voglio bene solo a te, anche se non. Il film è un film attualissimo, parla di una storia incredibile, due comici falliti, interpretato uno io, l'altro Alessandro Paci, lui ovviamente perché non è un comico fallito, è un comico drammatico perché pensa di far ridere e invece fa piangere. È un film veramente bello che parla appunto delle illusioni della televisione di oggi, due comici falliti si inventano una truffa, prendono 10 ragazze e le portano in giro per la Toscana a farle lavorare. Anche se loro pensano di far parte di un reality. E poi puntini, puntini, puntini. Io ho mandato una controfigura, non so di cosa parli il film, no, di tutto lui. È un film molto carino, guarda, realizzato con poco, però veramente forte, ha un bel effetto, fa ridere, parla, come ha detto lui, appunto dei reality che adesso basta apparire in televisione per essere qualcuno. Sfruttano questa occasione loro, io sono un loro amico, che comunque vedendo, fiutando che c'è del denaro intorno, comincio a lavorare con loro, ma c'è questo finale con i puntini, 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 bellissimo perché parla della vera amicizia, che è secondo me la base più importante che dobbiamo conservare nel mondo di oggi. L'amicizia, ricordatevi, e l'amore, ma soprattutto l'amicizia. Com'è lavorare sul set con il Paci? Divertente come ci si potrebbe aspettare? Sì, beh, sembra quasi una cosa più difficile perché non si fa altro che ridere, non ci si riesce a concentrare sulle battute, e non si fa altro che ridere, quindi vabbè, divertentissimo, è stato come recitare tutti insieme in una grande famiglia. Poi vabbè, Alessandro Paci, come Alessio, Graziano, come sono nel film, sono anche nella vita di tutti i giorni. Quindi. Qual è la visione dei reality che emerge dal suo film? Allora, innanzitutto io devo ricordare a loro due che mi prendevano sempre in giro perché guardavo reality show. Io non dormo molto la sera, mi addormento tardi e quindi guardo cose molto di disimpegno per farmi venire sonno. La visione del reality show è che a un certo punto mi sono accorta che chiunque farebbe qualunque cosa per andare in televisione. Di conseguenza mi sono chiesta cosa succederebbe se io domani dicessi a tutti che fanno parte di un reality e cercassi di guadagnarci dei soldi sopra. Ci riuscirei sicuramente. E quindi da questa idea ho scritto il soggetto e poi con Alessandro Paci abbiamo fatto la sceneggiatura. Un film realizzato a basso costo, come è nata questa idea? L'idea è nata dalla nostra compagnia di teatro di cui Tessa è regista, che un giorno invece di dirci che cosa avremmo fatto come nuovo spettacolo teatrale ha detto facciamo un film, facciamo la sceneggiatura pronta e noi abbiamo detto ok. Non avevamo sponsor, non sapevamo da dove iniziare, però mettendoci lì in riunione con uno staff notevole di supporto siamo riusciti a trovare i soldi e a organizzarci per bene, a organizzare tutti i giorni di riprese, avevamo uno staff tecnico buonissimo e quindi ci siamo, diciamo, adattati a fare di tutto. Il momento peggiore del film era il mercoledì, perché non si sapeva se si sarebbe riusciti ad arrivare alle riprese della prossima settimana. Però dai, con dei buoni procacciatori di sponsor e un ottimo staff tecnico e artistico, ce l'abbiamo fatta. Oltre che sul set c'è rivalità fra le 10 ragazze anche nella vita reale? Ma io no, è che il personaggio mio era acido di natura, no, non sono io vero? Non è che ero in rivalità con loro, no, era il personaggio. Io no, assolutamente no, mi sono trovata benissimo, il personaggio era un po' così, una ragazzina semplice, superficiale, ma non lo sono e non c'è rivalità assoluta. Io non potevo dimostrare la mia rivalità perché ero paralizzata, quindi avevo una disfunzione effettivamente. Io non risulto nel film particolarmente invidiosa, ma posso dire che nella realtà siamo diventate tutte grandissime amiche.
Concordo con Eleonora, ci siamo divertite tantissimo e assolutamente rivalità, non ci abbiamo neanche pensato, anzi più stavamo insieme, giorno giorno che passava e più ci legavamo sempre di più, è un'esperienza bellissima che abbiamo condiviso insieme. Soddisfazione.